suo. Bentornati qui su Piani Cicimesi, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui oggi in una location molto bianca, con molto eco, diversa dal solito, perché sì, siamo al fresco qui sotto, in casa mia sempre. Però siamo qui per parlare, come avete visto dal titolo della copertina, di quello che vorrei, ovvero della cosiddetta wishlist per NBA 2K18. Ormai lo facciamo da 3 anni, questo video ci sta di farlo anche quest'anno. Mi sono fatto una bella listina, qui neanche troppo ina, di cose da dirvi. Adesso cominciamo. Allora, 2K17, bisogna dire, è stato un gioco carino, onesto, con l'edizione col gallo in cover. Non parliamo del gallo in questo momento, che mi viene nervoso. Se devo dargli un voto, sinceramente gli darei intorno al 7,5, perché è stato un bel voto. Grafica, gioco, cose, modalità, tante cose belle, tantissime cose brutte, ma anche tante cose belle, l'hanno reso un bel gioco. Fatto sta che si possono migliorare una miriade di cose. Partendo dall'ambito del gioco in generale, mi piacerebbe vedere, per quanto riguarda l'online, sicuramente dei server migliori, perché troppo spesso c'è lag, troppo spesso perdi le partite quando le vinci, ti quittano e perdi la partita, quitti tu e vinci la partita, cose del genere che non dovrebbero succedere mai nella vita. Vorrei degli spalti, degli spettatori più realistici, ovvero non solo le prime 3-4 file differenziate e poi un'amalgama di pupotti uno uguale all'altro che fanno le stesse animazioni uno dietro l'altro, ma dei crowd, delle persone a vedere la partita un po' più differenziate, come sembra stia facendo NBA Live 18. Per dire, da questo punto di vista NBA Live sembrerebbe nettamente superiore. Staremo a vedere. La cosa che però va migliorata in tutto il gioco ed è la più importante di tutte in questa categoria del generale sono le animazioni. Le animazioni è la cosa più brutta e più schifosa del NBA 2K17, cioè se ne salvano un paio che adesso non mi vengono neanche in mente, per dire. Tutto sarebbe da rifare. A parte il tiro, forse è l'unica cosa che io lascerei com'è, anche con l'indicatore di tiro di quest'anno mi è piaciuto molto, quello lo terrei. I passaggi, i crossover, la difesa, le animazioni facciali, la corsa nel campo, tutto cambierei io, perché veramente quest'anno una delle cose peggiori sono state le animazioni. Quante volte io e voi uguale a me avete porconato per un passaggio da una parte all'altra, che invece di farlo dritto, due mani sopra la testa, fa questa parabola qui e nel frattempo il difensore cammina, la prende e parte in contropiede. Quante volte avrete bestemmiato perché dopo il tip, il primo passaggio così, fa il canestro perché non sanno correre all'indietro e devono girarsi? Tutte queste cose qui dovrebbero fare un mock-up ancora più, addentrarsi ancora più nel mock-up, nel senso più particolarizzato, più particolareggiato, come si dice, e mettere queste cose nel gioco, perché sono importanti. Non è una calzamaglia di un colore diverso, è che i giocatori fanno difficoltà a correre all'indietro. Questo è il problema. Per non parlare poi anche della struttura fisica dei giocatori, sono fatti bene, si vede che sono quasi realistici, ma hanno tutti lo stesso petto, nel senso Lillard, Curry, Durant e Cousins hanno lo stesso petto, dopo sono lunghe le braccia, lunghi loro, grossi, diversi, ma questa parte qui è tutto uguale, è lo stesso per i giocatori della carriera. Tu fai un play, fai un centro, questa parte qui è uguale, non è possibile. Cioè, se io voglio essere Zach Randall, voglio essere ciccione nel gioco, voglio essere ciccione, fammi essere ciccione, non farmi essere grosso comunque. Boris Dio, mi dispiace, sono fortissimi, però hanno un po' di ciccia e c'è poco da fare. E gliela devi mettere, cioè va messa, perché se io voglio essere così, lasciami essere così. Le espressioni facciali poi sono quello che in realtà rovina un po' l'esperienza di gioco, perché ogni tanto, ok, segnano, esulti, ma fanno... basta, magari qualcosa di più e qualcosa di più realistico. So che magari non è facile, però insomma nel 2017, anzi quasi 18, no, si potrebbe fare qualcosa di più. Adesso passiamo alle due modalità che io uso di più, e sapete già quali sono guardando i miei video, o se non lo sapete adesso partiamo con l'elenco: la My Career numero 1 e il My Team numero 2. Allora, per la My Career mi è piaciuta molto quella di quest'anno, nel senso mi è piaciuta come idea quella di avere delle amicizie, delle cose anche all'interno del campo che scaturiscano delle connessioni, però è troppo facile, cioè non puoi giocare a Hall of Fame e con Loran Juice fare un pick and roll e segnare ogni azione, cioè no. Ok, va bene la connessione, ok, dammi degli aumenti con il Dynamic Duo, mi è piaciuta questa idea del Dynamic Duo del 2K17, però facilitava troppo la vita, cioè nel senso dammi
un power up alle statistiche per qualche tempo quando facciamo delle collaborazioni in campo. Ok, ma non posso comandare il mio amico, la My Career è mia. My Career, no Justice Career, Your Career, Us Career, mai, mai, mia carriera, quindi io voglio comandare me. È bello, fighissimo questa cosa dell'Orange Juice, mi è piaciuto un sacco, le cazzine erano belle, la storia per una volta tanto era interessante, era carina, però è My Career, non Us. La mia carriera voglio giocare io, e questo influisce tutto, cioè nel senso non è che Justice deve venire per forza con me, non è che ci dobbiamo dividere per forza, può scegliere, può avere una mentalità, non deve sempre fare quello che voglio io, non deve partire al posto di Kyrie Irving se va a giocare ai Cavs o di Steph Curry se va a giocare ai Warriors, non può essere un blocco, un limite alla carriera, deve essere una cosa che la fa diventare più figa, non meno divertente perché meno realistica, no? Questo voglio dire. Quest'anno, dicevo, la storia è stata bella, mi piacerebbe, l'hanno allungata rispetto a 2K16 che era bella all'inizio e poi è andata sfumando già verso la fine del primo anno. Qui il primo anno è stato bella, bella tutto l'anno e dopo però dal secondo non è più esistita. Quindi piacerebbe magari qualche scena in meno all'inizio, ma che poi duri fino al secondo anno, perché all'inizio nei primi episodi, se vi ricordate andate a vedere gli episodi della carriera di quest'anno, c'erano solo cazzi, una dietro l'altra, cioè due, anche tre a video addirittura. Piacerebbe le diluissero un po' di più, no? Una partita, due partite, una cazzi. Una partita, due partite, una cazzi. Magari all'inizio col draft ce ne sono di più, ma poi costante ogni due o tre partite ne metti una, no? Che succede qualcosa di divertente, anche una minchiata, non è che deve morire qualcuno, per dire. Però per capirsi sarebbe interessante questa cosa qui, una storia che duri due, tre anni magari, no? Altra cosa che nella My Career va assolutamente migliorata è il fatto del far diventare la carriera una sorta di RPG, gioco di ruolo, no? Sembra che ci stiano provando, però poi c'è gli allenamenti. Perché devo fare quelle 3-4 robe e migliorare solo quello che vuoi tu e non quello che dico io? Cioè, se vado in sala pesi, perché deve migliorarmi mani? Più uno mani, più uno riflessi. Ok, ma fammi aumentare, non lo so, e fammi aumentare appunto il tono muscolare. Fai con la cosa, tu parti neutro, più fai pesi in palestra, più diventi, ti aumenta la forza, ti aumenta la capacità di tirare nonostante i contatti, ti aumenta la resistenza, queste cose qui. Se non lo fai, ti aumenta il gioco in post basso, perché magari prendi peso, aumenta il gioco in post basso, ma diminuisci la velocità, per dire. Cioè, vorrei che fosse un po' più relazionato agli allenamenti, quello che tu sei. E poi la cosa assolutamente da cambiare di 2K17 per la carriera sono gli archetipi. Mannaggia voi, no? Gli archetipi, bellissimi, oh, fighi, per l'amor di Dio. Però, se pensate all'NBA adesso, ormai, se tu sei un giocatore monodimensionale, non sei nessuno. E nella My Career non puoi non essere nessuno, no? My Career dovresti diventare la stella, il fenomeno. Lo diventi lo stesso, ma perché? Perché il gioco è facile, l'hanno facilizzato tantissimo. Io non ho mai giocato Hall of Fame in vita mia in tutti questi anni. Quest'anno ho giocato Hall of Fame, facevo quasi quello che volevo. E non è che io sia bravissimo, sarò bravetto a giocare, cioè nella media. Pensate quelli bravi cosa fanno, no? Ed è chiaro che se loro vogliono monodimensionare i giocatori, poi devono facilizzare il gioco per farti diventare comunque fortissimo. A me piacerebbe che il gioco fosse una via di mezzo, darti bidimensioni, cioè Russell Westbrook è un playmaker, slasher, cioè attacca il canestro, ma anche shot creator, no? Creatore di tiri. Curry è un playmaker ma anche sharpshooter, tiratore da lontano, cioè se non è sharpshooter lui non è nessuno. Draymond Green è un ala grande stretch four che tira, ma è anche un glass cleaner, uno che pulisce il stoppatore, che pulisce il ferro. Kawhi Leonard è un creatore di tiri ma è anche un lockdown defender, un difensore quelli accaniti, no? Dovrebbero darti la scelta uno e tu scegli uno, come ho fatto io quest'anno, creatore di tiri guardia. Però dall'altra parte ti danno anche uno più piccolo, diciamo, no? Con meno attributi, però te ne danno un altro che possa essere lockdown defender, possa essere playmaker magari, perché alla fin fine guardie playmaker adesso è tutto uno, quindi è inutile dividerlo nel gioco quando poi nella realtà la gente fa quello che vuole, no? Mi piacerebbe tantissimo, ma questo dubito lo metteranno, ma mi piacerebbe tantissimo poter comprare una casa, poter comprare un campo dove andare ad allenarmi, il My Court, non avere un capannone.
poter comprare una macchina con cui avere le cazzi per andare in palestra, o prendere il taxi, o andare con i miei amici in macchina, non teletrasportarmi alla partita. Mi piacerebbe vedere che cammino all'entrata della partita, mi piacerebbe vedere queste cose qui, mi piacerebbe vedere che mi inquadrano le telecamere, mi piacerebbe vedere tantissime cose, mi piacerebbe vedere che in prima persona io cammino e le telecamere mi inquadrano ed entro nello spogliatoio e lì comincia a caricarsi la partita per la Mike Array. Mi piacerebbe vedere una di queste cose qui, per dire. Cosa dire della Mike Array, signori? So che magari sarà un video un po' lungo, ma segnatevi le cose, ditemi se ho ragione o no, ovviamente nei commenti. I cartellini devono dirmi a quanto sto da un cartellino, cioè non possono lasciarmi lì così coi cartellini, mettetemi un indicatore, cioè assolutamente bisogna fare sta roba. Detto questo, passando dalla My Career, sicuramente avrò dimenticato qualcosa, che magari mi direte voi, collegata anche al My Park, in cui si potrebbero avere parchi migliori, una migliore animazione, migliori cose, ma io My Park no, non mi piace molto, ma magari se facessero qualcosa per migliorarlo mi avvicinerei anch'io al My Park, e molti di voi mi chiedete, come ad esempio per dire i crossover, no? In cui non basta spammare i crossover per fare l'ankle breaker, ma si basa rispetto a quello che fa la difesa. Non è che se tu fai quattro cambi davanti fermo il difensore sviene, no? Per quanto riguarda il My Team, invece, che è la mia seconda modalità preferita, diciamo, che cui ci gioco di più, ecco, la prima cosa che va obbligatoriamente proprio messa è il draft. Cioè, mettete giù sto draft, mannaggia voi, fateci giocare 4-5 partite, dateci una ricompensa, dei pacchetti, dei MT, qualcosa, dai, mettetelo sto draft. Poi dei server migliori. A me My Team quest'anno è piaciuto tantissimo, col Dynamic Duo, con le cose, magari più Dynamic Duo, spiegateci perché, mettete un cartellino che ci spiega perché. Mi è piaciuto però My Team, veramente uno dei migliori anni quest'anno, anche se poi le partite tante volte erano un po' scriptate, lag, cose scriptate, di quelli della 2K che sta mandando le maledizioni, insomma si possono fare dei miglioramenti, ma su quello non c'è altro da dire. Per quanto riguarda la grafica, io direi che non c'è niente da dire, ho parlato già prima degli spettatori, magari dei tatuaggi, gli haircuts, ovvero i tagli di capelli, nuovi, migliori, queste cose qui, ma per la grafica, signori, chi se ne frega, vi dico, l'importante è la giocabilità, giocare. E direi che per questo video possa essere tutto. So che ho parlato tantissimo della My Career perché alla fin fine è quello che io voglio, ma riguarda un po' tutto anche il gioco, perché passaggi, difesa, crossover riguardano tutto il gioco, non solo la My Career. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti cosa vorreste, cosa non vorreste, insomma vediamo, parliamone nei commenti, mi raccomando, tantissimi commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, manca poco più di un mese NBA, quindi non vedo l'ora, non manca tantissimo, stay tuned per altre informazioni sul canale, appena uscirà il trailer faremo la reazione e ci vediamo domani con un nuovo video.